Dal Santo Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Oggi celebriamo la festa di San Benedetto, patrono d'Europa. È nato in un momento molto particolare, tra il V e il VI secolo. L'impero romano era appena crollato e Roma era in una situazione tragica. Però, leggendo alcuni commentatori di quel tempo, è molto interessante perché dice che Roma moriva ridendo. Un pochino come questa immagine del Titanic, no? Che stanno tutti suonando mentre il Titanic va a fondo, no? E loro continuano. Questo mi viene in mente Noè. Noè è stato scelto dal Signore per essere una profezia, un segno. E non a caso oggi il Vangelo parla di una rigenerazione del mondo, cioè di una ricreazione del mondo. Di fronte alla domanda di Pietro, normale, umana, dice: Ma noi abbiamo lasciato tutto, ti abbiamo seguito, siamo partiti, siamo andati in missione, abbiamo lasciato le nostre famiglie, abbiamo lasciato la nostra cultura, abbiamo lasciato i nostri affetti, abbiamo lasciato forse anche i nostri sogni. Potremmo dire per tutti, no? Mi sono sposato, ho cominciato a studiare, non so, qualsiasi cosa, no? Cioè dico, io sto seguendo la tua volontà, in definitiva. Che cosa ci avrò in cambio? Allora Gesù subito sposta l'orizzonte da questo momento alla vita eterna, cioè alla rigenerazione. Ai cieli nuovi, alla terra nuova che tutti stiamo aspettando, dice. Prende gli occhi di Pietro e dice: fissa il cielo, fissa quale destino sei chiamato, fissa quel destino, perché lì tu sarai mio intimo, parteciperai con me del mio potere, la mia dignità, sarai mio intimo. E per questo, qui, già qui, chi ha lasciato dietro di sé casa, padre, madre, fratelli, lavoro, eccetera, avrà 100 volte tanto con persecuzioni. In eredità la vita eterna. Noè è stato chiamato ad essere un segno di contraddizione per il mondo. Se leggiamo la scrittura, in effetti si ammogliavano, lavoravano, ma non avevano questa visione celeste. Vivevano per l'oggi, il carpe diem. Il prendere oggi quello che posso godere, mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Allora, come Noè, Pietro, gli apostoli e San Benedetto, e noi, tu, siamo chiamati per fare presente il cielo, un'altra dimensione nella vita. Questo significa vivere una vita straordinaria, fuori dall'ordinario, cioè un pochino strana. Un uomo come Noè che si mette a costruire un'arca, una barca grande, in una pianura. Normale, è ovvio che la gente lo prenda per pazzo, no? Che stai costruendo? Dove devi andare? Non c'è un fiume, non c'è niente, che fai? Un pochino la nostra comunità, la chiesa, sta costruita come un'arca in mezzo alla pianura. La gente fa la sua vita, la gente si sposa, la gente lavora, la gente studia, ma il cielo è chiuso. Vivere per l'oggi significa vivere senza amore. Così è di chiunque non arricchisce davanti a Dio, ma arricchisce davanti a sé. Studiare, lavorare, sposarsi, essere prete, ma qualsiasi situazione, anche una persona anziana, una persona sola, può vivere per arricchire se stesso, cioè per saziare se stesso, quindi usando delle persone, usando delle doti, usando dello studio, del lavoro, dei soldi per sé, oppure può arricchire davanti a Dio. E c'è un solo modo per arricchire davanti a Dio, e l'ha fatto vedere Cristo. Il tesoro in cielo sono le persone che sono salvate, sono le persone per le quali lui ha dato la vita. Amare, perdere la vita. Prendere il peccato dell'altro, entrare nella difficoltà, nella sofferenza, nella croce nella quale tu ti puoi donare. Questo è l'unico senso profondo della vita alla quale siamo stati chiamati, perché la croce significa sempre cielo. La croce è la porta sul cielo. Uno può morire sulla croce perché ha la certezza del cielo. Uno può prendere il peccato dell'altro perché ha la certezza del cielo. Perché sa che quello è l'unico cammino per arrivare al cielo. E da questo tu prendere la croce dello studio, della obbedienza, della volontà di Dio, che tante volte passa per dove non vorremmo andare, come è successo a Pietro, no? Perché al centro della regola di San Benedetto c'è l'obbedienza. L'obbedienza è ciò che fa presente il cielo. È molto difficile obbedire. È una grazia obbedire. Audire, no? Significa prestare ascolto. Può obbedire soltanto chi ascolta, a chi porge l'orecchio dando credito, dando fiducia a chi ti parla. Perché quello che ti parla ha qualcosa da dire importante per la tua vita, e quello che parla ti parla nel nome di Dio, anche se sconvolge i tuoi piani, anche se sconvolge quello che tu pensi che sia buono, giusto e redditizio fare per te, per saziarti. Ma questa obbedienza di cui parla Benedetto
questo non è una cosa che viene così. Cioè, una persona che vive nel mondo, una persona che vive come questi che stavano accanto a Noè, hanno bisogno di Noè per obbedire. Hanno bisogno di un segno, hanno bisogno di qualcosa a cui appoggiarsi per poter credere e quindi prestare fede e quindi obbedire e quindi fare anche cose assurde per la propria ragione, per la propria carne. Devono vedere il cielo, devono vedere che esiste il cielo, che esiste qualcosa che è al di là della morte. In quel momento Roma moriva ridendo, perché tanto alla fine prendiamo quello che possiamo, gozzovigliamo, pecchiamo, mangiamo, saziamoci, perché tanto è tutta una fregatura, quello che anche oggi possiamo dire, no? Lo stesso tempo di Benedetto, come il tempo di Noè, è lo stesso tempo che si sta vivendo oggi in questa società, un periodo dove persone solo pensano a saziare se stesse, solo pensano a passarla bene, a godere, perché vedono che tutto sta crollando, non c'è sicurezza nei soldi, non c'è sicurezza nel lavoro, il lavoro è precario, non c'è un minimo di autorità, c'è un relativismo totale per cui ognuno si sveglia e dice quello che vuole e quello rimane la verità assoluta. Per cui non c'è un fondamento, le famiglie sono distrutte, per questo figlio non c'ha un padre dove appoggiarsi, al quale guardare. Ma il Signore ha scelto te, ha scelto me, ha scelto noi e ci dà un'arca, un posto dove imparare a credere per obbedire, dove vedere con i nostri occhi l'obbedienza di Cristo. È l'esperienza che ha fatto Benedetto. Benedetto è andato a Roma per studiare e si è trovato con questa città in disfacimento e questo lo aveva deluso, scandalizzato molto profondamente. È un pochino l'immagine di tutti quelli ai quali questo tipo di vita non basta, perché non siamo stati creati per saziarci adesso, per mangiare adesso, per essere falsamente felici adesso. Quello che offre il peccato, no? Il peccato con una donna, il peccato con i soldi, il peccato con qualsiasi cosa. Quella soddisfazione è effimera. Allora, è stato scelto, come Noè, in una forma molto particolare, benedetto, come te, per sperimentare fino in fondo che quello che offre il mondo, che è la menzogna del demonio, che tutto finisce, che Dio non ci ama, che Dio non esiste, che non esiste la vita eterna, tutta un'illusione, non è vero. Che esiste il cielo. Allora, dopo varie vicissitudini, va questo che si chiama il Sacro Speco, che è a Subiaco, questa grotta, dove va a stare 3 anni, che è un pochino il suo catecumenato, perché digiuna, lotta, no? La preghiera. Aveva capito una cosa, aveva bisogno di fare un'esperienza di Dio, che fondasse la sua vita, che c'era qualcosa, qualcuno, che è Dio, che era più grande di quello che offriva Roma, di quel fallimento, di quella decadenza, perché ha visto che Dio era potente in lui su 3 tentazioni fondamentali, molto simili a quelle che ha vissuto Gesù nel deserto, erano tutte per spezzettare, frantumare il proprio io, il proprio ego, la lotta contro la propria volontà, la lotta contro il proprio io malato, che vuole saziarsi e come non si sazia entra nella frustrazione, entra nella depressione, entra nel disprezzo di sé, perché le cose non lo saziano. Allora, come lui è stato toccato da Dio, è stato scelto da Dio, il primo segno che sei scelto da Dio è che le cose non ti saziano e che le cose ti sfuggono, anche se fai molte cose, anche se hai successo, non ti sazia. Secondo segno, secondo passo è vedere che Dio ha potere su di te, cioè che distrugge il tuo ego, distrugge la tua volontà. Siccome io e te non sappiamo vincerci, dobbiamo affidarci a Dio, confidare in Dio. Questa è la fede, questa è l'esperienza di Dio che ha fatto Benedetto, che c'era uno più forte di lui, una natura divina più forte della natura umana e carnale, che aveva ragione, poteva vincere quello che c'era dentro di sé, il suo io, il cielo che dicevamo prima. Allora, questo sta nella formazione di tutti noi, comunità cristiana, cammino di fede. Dio nella Chiesa, in questa arca, ci porta a vivere questa nuova natura. Noè imbarca su ordine di Dio queste, la sua famiglia, tutte le specie animali a coppie, perché Dio va a fare una nuova creazione, una nuova alleanza. La risposta di Dio è questo battesimo nell'acqua, questo diluvio, da cui salva un resto, Noè, in questo diluvio che è stata l'invasione dei barbari, la distruzione di un impero, di una cultura. Ma Dio aveva scelto Benedetto per salvare l'Europa e per fare una cosa nuova. Poi inizierà tutto il tempo, no, la cristianità del Medioevo meraviglioso, di questa crescita in Cristo, di tutte le arti, dei mestieri, le banche, gli ospedali. Tutto questo fiorisce nel Medioevo, ma passa attraverso Benedetto, che va a fondare poi i monasteri, che saranno le piccole comunità che salveranno l'Europa, che salveranno la cultura greco-romana dalla distruzione dei barbari. Questi monaci che ora lavorano, pregava e lavoravano, e lui dice prima di ogni altra cosa la preghiera, cioè prima di ogni altra cosa la fonte della vita. Anche coltivare i campi era un'opera di Dio, per questo i barbari al vedere questa opera
meravigliosa l'ordine, la disciplina, la bellezza che veniva da una vita pacificata, da una vita dove Dio governa, di chi non fa la propria volontà ma fa la volontà di Dio, quindi una vita ordinata, una vita nella pace, si convertono, vogliono essere come loro. Questi uomini bruti, questi uomini senza cultura, di fronte allo splendore della bellezza, rimangono affascinati e intorno ai monasteri rinascono le città, anche la politica, la cultura, tutto. Per quest'uomo che è stato scelto, che ha dovuto lottare per 3 anni in questa grotta, dico questo perché tutti abbiamo una grotta, uno spreco dove lottare con il demonio, cioè con noi stessi, che è la stessa cosa, il nostro io, e facendo l'esperienza che Dio è potente su di me, cresce in me la natura nuova, cresce in me la natura di figlio che obbedisce al Padre e che fa la volontà di Dio, che poi offre la sua vita sulla croce, cioè che ama. Noi siamo chiamati a giudicare il mondo, ma giudicare il mondo significa dare una parola seria, una parola vera, autentica sul mondo. E per fare questo occorre essere liberati. Pietro pensava che lui aveva lasciato, Pietro dovrà capire che è stato liberato, come Benedetto, come Noè, da una vita grama, da una vita mondana. Abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo avuto nulla, cioè dal suo fallimento. Non è stato lui che ha lasciato qualcosa, che cosa ha lasciato? Ha lasciato il fallimento, questa è la verità, stava ingannato. E Cristo lo colma e lo fa entrare in una comunione perfetta con moltissime altre persone, che è la comunità cristiana, no? Queste 100 case, questi 100 fratelli, queste 100 sorelle, è una natura nuova, sono i monasteri, è la comunità cristiana che si vede e che brilla. Per questo, dopo questi 3 anni, Benedetto non può restare lì, c'è una chiamata più forte. Dopo altre vicissitudini fonda a Monte Cassino questo monastero, perché quello che aveva ricevuto in quel momento di formazione poi diventa un frutto enorme, e ancora oggi, benedettini, abbiamo bisogno della formazione, abbiamo bisogno di un tempo di purificazione, di un tempo dove spezzettare il nostro io, dove questo io, questa mia volontà sia distrutta, per fare la volontà di Dio. Mentre sperimento che la mia volontà crolla, cioè è distrutta, sperimento anche che la volontà di Dio è bene per me, perché fare la sua volontà è pace, fare la sua volontà è gioia, perché è adeguata a quello che c'è nel mio spirito. Il mondo non mi soddisfa, la volontà di Dio, anche se apparentemente non è divertente, mi rende felice dentro. Per Benedetto è stato 3 anni, per un'altra persona significa 10 anni. Non sappiamo, ognuno ha la sua formazione, il suo catecumenato. Molto spesso questo passa proprio per i fallimenti, per i peccati anche, molto gravi. Se non c'è altra forma per distruggere il proprio ego, probabilmente per alcuni di noi la distruzione dell'ego, superbo, passa attraverso un fallimento enorme. E vedere che sei tu peggio di tutti gli altri, tu che hai giudicato tuo padre, tua madre, tu che hai giudicato gli altri che ti hanno fatto del male, che hanno fatto come volevano, ti devi trovare con delle macerie, sofferenze che hai provocato negli altri. Ma se noi guardiamo quello con l'occhio di Dio, sappiamo discernere che anche lì dentro, dentro a quel fallimento, c'è l'amore di Dio. Quel ragazzo, per quella persona, per quella ragazza. Abbiamo una missione grande, che è portare le persone al cielo, fare presente la vita eterna. Questo è l'obiettivo per cui mi metto a studiare. E questo per il motivo per cui vado a lavorare, per questo mi sposo. Questa arca che fa presente il cielo quando arriva la morte, quando arriva il diluvio, quando arrivano le conseguenze della superficialità dei peccati. Dentro la stessa obbedienza di Cristo. Ora et labora. Nulla anteporre a Cristo. Tutto rimesso a Cristo. Tutto in Cristo. Tutto per la gloria di Cristo. Cioè già vivere una vita santa, una vita separata nel mondo ma non del mondo. Mettere Cristo davanti a tutte le altre cose, perché Lui ha messo te e me davanti a tutto, anche alla sua vita, significa fare la volontà di Dio. Per Gesù Cristo mettere davanti te è stato fare la volontà del Padre. Ma come si salva tuo figlio se tu obbedisci? Come si salva questa generazione se c'è un servo di Yahweh, un popolo che obbedisce al Padre, carica con il peccato di questa generazione, che dà la sua vita, che rinuncia veramente al proprio io per avere in cambio questo tesoro nel cielo che è la salvezza di chi ci è accanto.